iniziativa per andare a intercettare quei casi critici. Quali sono le nuove disposizioni di legge in tema di gioco d'azzardo? Quali obblighi per gli esercenti? E soprattutto, quali sono i campanelli d'allarme legati alla dipendenza da gioco? Per dare risposta a queste ed altre domande, i CERT dell'azienda Uslotto di Arezzo, con il patrocinio del Comune Aretino e la collaborazione di Confcommercio, Confesercenti e l'associazione di ex giocatori Mi Rimetto in Gioco, organizzano un incontro informativo rivolto agli esercenti di Arezzo e provincia dal titolo Giochi illeciti, nuova legislazione e rischio patologico. L'incontro si terrà lunedì 10 giugno dalle 14.30 alle 17 presso il CERT di Arezzo in via Fonte Veneziana 17. Vogliamo soprattutto capire, essere all'ascolto di quella che è l'opinione e la posizione degli esercenti e capire insieme il tipo di iniziative che possiamo portare avanti, sia in termini di informazione e sensibilizzazione sui servizi offerti a chi purtroppo cade nella trappola della ludopatia e poi soprattutto capire insieme che tipo di percorsi sviluppare insieme all'amministrazione comunale. Chiaramente si tratta di un'operazione di sensibilizzazione a 360 gradi. Quello che ci è piaciuto molto è l'approccio appunto della ricerca della prevenzione piuttosto che della fase della repressione, che credo che sia l'unica soluzione praticabile realmente. L'incontro segue il percorso intrapreso ormai da anni dal tavolo interistituzionale sulle nuove dipendenze. Un punto di arrivo e un punto di partenza, un punto di arrivo di un percorso che dura ormai da 8 anni, un tavolo che vede seduti insieme le associazioni di categoria, la Guardia di Finanza, il CERT, l'Associazione del Volontariato, le associazioni di ex giocatori. La situazione economica, le difficoltà quotidiane spingono sempre più persone a rivolgersi al gioco con una speranza di arricchimento, con una speranza di recuperare quello che hanno perduto e una certezza di perdita.